Oggi faremo una ganache agli arachidi, in realtà si chiama namelaka, è una crema agli arachidi salata che ha questi ingredienti: del cioccolato bianco, una pasta d'arachide, del latte, burro di cacao, del glucosio in polvere, del sale e abbiamo una gelatina in polvere reidratata con un pochino d'acqua. Poi inizieremo il processo e inseriremo in due volte 2 litri di panna. Mettiamo il cioccolato bianco, la pasta di arachidi, il burro di cacao, il sale, il latte, la gelatina in polvere reidratata e sciolta a microonde, glucosio, fase che faremo sarà quella di portare la macchina sotto vuoto a meno 850 millibar. Poi la macchina porterà a 30 gradi tutto il composto frullandolo. Dopo aver portato gli ingredienti a 30 gradi, la macchina porterà gli ingredienti a 45, stabilizzerà la temperatura e aggiungeremo la panna. Cominciamo il processo abbassando dai 45 ai 38 gradi centigradi. Ricominciamo a rimettere tutto sotto vuoto a meno 850, porteremo tutto il prodotto a 28 gradi centigradi. Come avete visto, il processo che dura 5 minuti, quindi molto veloce. Andiamo a svuotare la namelaka nel contenitore. Metteremo la nostra namelaka in un sacco à poche e la faremo stabilizzare almeno 6 ore in frigorifero. Che cosa possiamo abbinare a un dolce se non un vino dolce? Quando si fa un corso per diventare sommelier o degustatore di vino, una delle cose importanti che ci insegnano è per concordanza o per contrapposizione. In questo caso abbiamo il macarones, tendenza molto dolce, perché un macarones è dolce proprio per i suoi alimenti, per le cremine che si mettono dentro, per come viene fatto e quant'altro, e noi gli andiamo ad abbinare un vino passito. Cin cin. La nostra ganache si è completamente cristallizzata e quindi possiamo procedere con l'aiuto della mia pasticcera a fare i macaron. Il macaron è consigliabile, una volta farcito, di abbatterlo, tenerlo in congelatore almeno una notte e poi scongelarlo. Questo è un ottimo modo per fare della piccola pasticceria in tempi brevissimi.